Biografia Gianluca Squotto. La sua presenza ha già fatto perdere la testa a tante donne. Chi è il nuovo cavaliere del Tronover che pare sia pronto a fare una nuova strage di cuori a uomini e donne? Conosciamo meglio il 44enne Gianluca Squotto. È iniziata la nuova stagione di Uomini e Donne ed è già andato in onda sia il Tronover che quello classico. Proprio riguardo il primo, sembra che ad aver catturato l'attenzione sia stato uno dei cavalieri del parterre maschile. Tra tante presenze fisse sia dell'una che dall'altra parte, sembra che una new entry abbia fatto poggiare su di lui l'attenzione. Di chi si tratta? Si chiama Gianluca Squotto, un uomo moro, dalla faccia pulita e angelica, ma molto attraente e affascinante. Ma cosa si sa del nuovo arrivato a Uomini e Donne? Conosciamolo meglio. Tra i nuovi volti del parterre maschile di Uomini e Donne Tronover ci sarebbe Gianluca Squotto, un 44enne che si è subito presentato alle dame presenti in studio, catturando la loro attenzione e non solo, anche quella del pubblico a casa. Chi è Gianluca Squotto? Dalla sua presentazione si evince che è un personal trainer ed è uno tra i più giovani del Tronover. Tuttavia Gianluca non è proprio nuovo in questo mondo, che è quello dello spettacolo. Sì, perché Squotto sembra vantare un curriculum niente male. Ha partecipato nel 2014 a Tussiche Valis e poi è comparso nella soap italiana Un posto al sole, dove ha interpretato Luigi Apicella. Il suo curriculum, tuttavia, è molto ricco e vanta partecipazioni sia in televisione, tra cui anche Caramba che fortuna, al cinema e in teatro. Nel cinema, nello specifico, l'affascinante napoletano ha preso parte al film Finché vita non ci separi e Hope. Inoltre ha anche partecipato a tantissimi cortometraggi. Ma non finisce qui, perché sembra proprio che Gianluca abbia delle conoscenze importanti appartenenti al mondo dello spettacolo, come Gianluca Mac, e grazie a lui ha anche partecipato allo spot di Tisano Reica. Vive a Napoli e nella sua vita dice di non essere mai stato sposato e di non avere figli. Dal suo profilo Instagram è possibile notare quelle che sono le sue più grandi passioni, a cominciare dalle moto, e infatti ne possiede una. Si dice che sia arrivato a Uomini e Donne per via della sua amicizia con Raffaella Mennoia e Jack Vanore, che gli avrebbero consigliato di partecipare al Tronover. Si tratterebbe però soltanto di una supposizione e al momento non sembra esserci alcuna certezza. Ciò che è certo è che Gianluca è approdato negli studi di Mediaset ed è alla ricerca della sua anima gemella. Si dichiara single da circa un anno e dice di non aver mai trovato la donna giusta, ovvero quello che gli ha permesso di fare il salto senza paracadute. Il 44enne dice di avere un'idea particolare dell'amore, ovvero una visione piuttosto infantile legata al mondo dei cartoni animati. In studio ha appoggiato gli occhi su Pamela, ma si prevede l'arrivo di un gran numero di donne tutte per lui, pronte a corteggiarlo. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.